Io voglio fare delle piccole riflessioni, proprio perché so la sensibilità del senatore Gasparri e di quanta bontà ci mette in questo comparto e quanti ringraziamenti dobbiamo pure fare per quello che ha fatto precedentemente e che cerca di fare. Però a volte, se la politica avesse la contezza di ascoltarci un pochettino e di coinvolgerci, come si faceva un tempo quando eravamo delegati COCER e si partecipava molto di più, forse avremmo avuto meno problemi. Faccio un esempio molto semplice. Partiamo dei regolamenti e dalle leggi che ci sono. Il senatore prima ha detto che bisogna dare un'accelerata a quello che è il disegno di legge attuale per cercare di risolvere alcuni problemi che ci sono in funzione pubblica. Oggi noi abbiamo, come ACSE, un discorso che abbiamo la contrattazione e non più la concertazione. Quindi, in automatico, se io faccio il paragone con le forze di polizia e quant'altro, dovrei avere dei poteri in più e il minimo sindacale che noi dovremmo avere. E questo invece è completamente diverso. Io in funzione pubblica, 15 giorni fa, ho detto al dottor Galluzzo, gentilmente, riconosceteci gli stessi poteri che avevamo con i COCE. Perché? Perché noi parliamo di un articolo 59, e sottosegretario, la prego di prendere appunti di questi aspetti, perché c'è anche la funzione pubblica che è in difficoltà e non sa come uscire da questo papocchio che si è venuto a creare. L'articolo 59 è un articolo dove tutte le materie contrattuali che venivano sottoposte agli COCE, c'era un parere che doveva essere sottoposto a COCE e noi dovevamo dare questo parere affinché determinate situazioni si portavano avanti. Quando noi parliamo di contrattazione di secondo livello e di fondo efficienza difesa, questo parere è obbligatorio per legge. Oggi la legge, invece, nuova istituita, parla di mera informazione. Che cosa significa? Significa che io non ho fatto un passo avanti, ma ho fatto 33 passi indietro, perché se la mia amministrazione mi informa il giorno 5, ha smarcato la casella, e io non ho potere di contrattare quello che è la contrattazione di secondo livello, che è prevista per legge. Si sta cercando di trovare delle soluzioni in funzione pubblica, trovando dei sinonimi a quello che è la parola parire, ma non è possibile andare avanti così. Noi dobbiamo avere potere contrattuale su quelle che sono le materie a noi destinate. Prima ho sentito il collega del Simili, ha detto il collega era in forza, come è definita? Forza potenziale. In Guardia di Finanza addirittura noi siamo messi come forza assente. Che significa? Io faccio il dirigente sindacale, domani mattina chiedo di entrare in caserma dove dovrei andare a guardare un qualcosa, cosa succede, mi dice che sono un normale cittadino e non posso entrare in caserma. Ma questo è possibile. Allora il mio invito è alla politica, cioè quando scriviamo delle norme, a me mi sembra quasi degli assurdi, anche perché si viene a perdere quello che è lo sforzo che ci mettete e il buono che voi nelle proposizioni che mettete ogni volta sul tavolo per poi non parlare di altri aspetti anche di carattere economico. Ci sono delle spese che andrebbero razionalizzate e noi in funzione pubblica sappiamo benissimo che il contratto che si sta firmando non è sicuramente il tavolo nel quale andremo a risolvere tutti i problemi. Però mi chiederei anche alla politica, chiederei questo, attenzione, è possibile mai che il primo giorno che si ha un tavolo in funzione pubblica ci stanno sindacati che dicono che tutto va bene? Io comincerei a avere qualche problema, perché quel tipo di sindacato fa male anche alla politica, perché mette in esposizione qualcosa che non va. E le faccio un esempio molto semplice. Sono state appostate delle risorse ingenti che sappiamo benissimo, non lo voglio ripetere, il 16% di inflazione, sappiamo che il 5,80% è quello che ci è stato dato ed è lo sforzo massimo. Ma il problema che invece noi vogliamo mettere in mezzo è uno. Noi dobbiamo trovare un sistema per finanziare i contratti che vada a rimodulare il tipo di finanziamento. Mi spiego meglio. Quando ci troviamo con una spada di Damocle in testa dove dobbiamo appostare tutto sul fisso, e appostare tutto sul fisso, l'unico strumento per alleviare quello che è lo strumento, il danno dalla mancata previdenza
complementare e quindi spingiamo affinché ci sia il finanziamento di uno strumento che è quello della previdenza complementare, così come è stato fatto, ma nello stesso tempo andiamo a guardare che ci sono dei problemi per il finanziamento di tutto quello che è l'accessorio. Significa sostanzialmente lasciare tutto invariato e continuare in 20 anni, e quindi con un effetto negativo anche nei confronti dei lavoratori, dove qualcuno comincia a dire: ma è possibile mai che dopo 20 anni un buono passo non viene rifinanziato? È possibile mai che la politica deve rispondere a una provocazione dove si dice un'ora di straordinario di non dirigente di circa 2 centesimi di più rispetto al lavoro ordinario? Questi sono effetti che poi vengono scontati, hanno un costo, perché è difficile spiegare al finanziere, al carabiniere che ha altro da fare. Però nello stesso tempo una riforma dove vede 500.000 persone, l'intero comparto, quanti siamo? Siamo penso più di 500.000, quindi, 450, quindi un comparto veramente importante dove voi avete sempre prestato attenzione. Che cosa dobbiamo fare? Abbiamo analizzato quello che è il costo dello straordinario. Noi abbiamo in Italia un trend che negli ultimi 20 anni la spesa dello straordinario è in continua crescita. Abbiamo più di 1.100 miliardi postati sulla spesa straordinaria. C'è qualcosa che non va. È vero che abbiamo vacanze organiche e quindi abbiamo sicuramente deficienze organiche,